sono partito, ho girato il mondo. Sono veramente un pellegrino, un vagabondo, si potrebbe dire, tra virgolette. Ma tuttavia il punto mio di partenza e di arrivo è sempre il Friuli, dal punto di vista dell'emozione e del sentimento. Turoldo è paradossalmente una figura che è stata amata e odiata, che è stata spesse volte anche ricomposta nella sua storia complicatissima. Ho fatto sì la resistenza insieme con uomini proprio della nostra fede, ma non solo, anche di fede che sembrava diversa, ma quello che ci univa era proprio l'uomo. Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede. Lui è stato casa di Dio, luogo di Dio, perché ha custodito la libertà, perché ha coltivato la speranza. Il concetto di povertà in lui è soprattutto libertà. È una personalità molto, molto valida, molto grande, molto potente, direi anche. David Maria Turoldo era nato in Friuli nel 1916, ma la sua vera città sarebbe stata Milano. Fu lì che durante la guerra, nel 1940, il cardinale Schuster lo chiamò a tenere importanti discorsi in Duomo. Fu lì che Turoldo divenne attivo durante gli anni, durante il periodo della Resistenza, e fu sempre a Milano, dove città in cui Turoldo rappresentò negli anni del secondo dopoguerra, 46, 47, 48, anche se in quegli anni aveva cominciato a muoversi e a girare, rappresentò un punto di riferimento della parte più moderna della Chiesa. Turoldo non era, sì, era un prete che aveva fatto la Resistenza, ma non giocava di sponda con i partiti politici che si scontravano all'epoca, ma era una figura molto particolare, grande frequentatore degli intellettuali, scrittore, poeta a sua volta. A un certo punto impensierì il Vaticano, tant'è che Pio XII, o chi per lui, diedero disposizione che cominciasse a viaggiare, e così Turoldo nel 1953 cominciò ad andare in Austria, in Baviera, sempre per conto della Chiesa, in Austria, in Baviera, in Canada, in Gran Bretagna, insomma, e soprattutto poi negli Stati Uniti, dove ebbe un respiro che andò configurandosi come un respiro internazionale. Vivete nell'epoca del boom economico, del miracolo italiano, che usciti dalla tragedia d'una guerra e della sconfitta, ricordate appena ciò che soffriste, per un attimo pensate che dopo di voi ancora esistono, vivono, muoiono gli ultimi. Questo film è un'inchiesta sulla miseria, è più allucinante d'un film del terrore. È sconvolgente più di un documentario che non abbia ritegno di mostrarvi le piaghe vere della nostra società. Che cosa si nasconde ancora oggi dietro il miracolo che ci fa dimenticare, poiché crediamo d'essere i primi, gli ultimi. È un film che consigliamo al governo perché provveda, a voi perché riflettiate, alla Chiesa perché interceda, ai partiti perché intervengano. Gli ultimi. È un film che il vostro egoismo forse vi suggerirà di non vedere, ma che la vostra coscienza vi imporrà di applaudire.
Padre Turoldo, come è arrivato a questa singolare esperienza? Non è facile rispondere. Direi, paradossalmente, perché odiavo il cinema. Sì, sembra proprio un paradosso. Beh, sì, sì e no. Cioè, tale la stima che io ho della cinematografia che mi dispiacerebbe vederla avvilita. Ora, non che in Italia non si lavori bene, si lavora molto bene, ma mi piace collaborare a questa impresa, con questo mezzo di comunicabilità degli spiriti e delle anime. Negli anni 30, anche nel Friuli incominciò l'esodo dalle terre. Questi episodi in apparenza casuali narrano la vicenda di un bambino che sentiva pesare anche sulla sua casa il dramma di tanti. Era giusto restare o più giusto andarsene? Questo è il piccolo protagonista, un ragazzo di 11 anni, Adelfo Galli di Nomadelfia. Ci vuoi raccontare come è accaduto che sei stato scelto tu? Mentre ero a casa vedi una macchina. E quando smontarono con le persone mi dissero se volevo andare a fare il film. E tu che cosa hai risposto? Io dissi subito di sì. E quando ti sei trovato davanti alla macchina da presa? Avevo un pochino di paura, ma dopo ho incominciato. Ti sei rinfrancato, eh? Sì, sì. E adesso che ti sei visto nel film e che sei stato applaudito, che cosa dici? Non credo che sia andato male. Lo rifaresti un altro film? A voglia. È un ricordo, almeno totale, di aver partecipato come fotografo di scena e anche l'incontro con tante persone, anche molto gentili, semplici, generose anche verso Turoldo, verso tutti i lavori che dovevano fare per preparare il film. Ma un ricordo un po' particolare ce l'ho per Checo, cioè quel piccolo ragazzo che era molto bravo, che soffriva anche, insomma, ogni tanto nella recitazione. Sera, Pai. Sera. Checo, vieni a vedere. A posto, Frus, la polenta è cotta. E per me non è cotta. Io che sono nato nel 29 e ho avuto queste... Sono nato nella povertà anch'io, ho vissuto nella povertà e cresciuto nella povertà per tanti anni, insomma, no? E per me era un rivivere questi momenti. Mi emoziona, penso. Mi emoziona ancora, sì. La mia battaglia non è mai stata contro la povertà, ma è sempre stata contro la miseria. Forse abbiamo confuso i valori, mentre dovevamo combattere o dobbiamo combattere la miseria, non si deve perdere la povertà, perché credo che la povertà sia la placenta di tutti i valori. St-
Stasera il secchio non servirà più. Mandi, Anuta. Mandi. Zuan, porti già a vendere la vacca. Non ce la faccio più a pagare l'affitto dei campi. È appena un anno che l'hai comprata. Tanto noi si compra primavera e si vende d'inverno. Così quando costano si compra e quando nessuno paga si vende. E allora che si fa? Si parte? E lasciare a queste donne coi figli come le viti a terra senza palo? Il sale è aumentato. E perfino la lana. E l'olio. Solo le vacche sono calate. E le patate e il grano lo pagano a 5 e poi se lo rivendono a 100. Ma io non mi sento di andare in miniera. E si può tirare avanti così? Noi siamo proprio gli ultimi. Viviamo del concime. Servi delle vacche. Siamo qui solo per portarle dal toro. Ernesto, non si parla così. Ci sono i bambini. È tardi per loro. Zuan, non aspettate che vi chiami io. La stalla è anche vostra. Il cielo deve aiutarmi. Magari fosse domani, così potremmo goderne insieme. Che tu veda giusto. Bene, ora andiamo. Checco, vieni giù. Mandi. 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 Brava tu, brava. La troppo durezza del film, continua del film, ha fatto allontanare un po' le persone, cioè nelle prime visioni, e i friulani soprattutto, perché non credevano, sì, che fosse anche così talmente vero queste situazioni, insomma, questa durezza. Checco, forse tu hai capito. Tuo padre non è un debole. Non me ne vado perché la terra non si deve tradire. E tu? Non dovrai vergognarti di essere un contadino. Lotteremo insieme e speriamo che il nostro sacrificio non sia inutile. Io avevo un'ambizione di fare di tutta questa storia un modello attraverso il mezzo televisivo, oggi più consumato, più usato, che è quello della pellicola, perché il pulpito vero oggi è un video. E avevo pensato una trilogia col dramma emigrare, non emigrare, distruggere la famiglia per semplice un beneficio economico. Purtroppo ho fatto fiasco, fatto fallimento, non per se stesso, perché il film è stato riconosciuto da tutti e anzi ha avuto anche il primo premio a Cannes, al Rencontre Internazionale di Cinema. Ma lo sviluppo era la seconda parte, che emigrava, sì, e raggiungeva che con grande benessere e andava di bene in meglio nel senso economico, finanziario e sociale, ma si impoveriva nello spirito e perciò ritornava, ed era la terza parte, doveva ritornare, voleva ritornare. Il suo paese, rivedere quella terra e agganciare con quei morti, ma non trova più il suo paese. Questa era la trilogia che io avevo pensato. Sono contento di non aver sviluppato la mia trilogia, perché mi auguro che Checco, ritornando, ritrovi ancora il suo paese. Come io l'ho trovato in questi giorni. Quando lui dunque muore, alcuni di noi tentano, un gruppo, di fare in qualche maniera
il quaderno, il punto di riferimento di una permanenza della identità di Turoldo culturale, religiosa e diciamo pure anche civile. Vicino alla sua casa e alla chiesa del paese è stato creato un parco aperto al pubblico che contempla e documenta l'identità di padre Turoldo. Offre dei segni, sono dei mosaici che segnalano alcune parole significative che rappresentano il suo testamento spirituale. Turoldo parla ancora. Dai la mano, aiuta e comprendi. Dimentica e ricorda solo il bene. Padre Turoldo è stato qui a Coderno fino al 1928. Dopodiché è andato a Monteberico, a Vicenza, dove ha continuato negli studi dei padri serviti, sia ginnasiali come liceali e poi quelli teologici in unione alla città di Venezia. Un magistero ti può tramandare la dottrina, ma difficilmente tu hai d'altrove la fede. È tuo padre, tua madre, soprattutto la madre che tramanda la fede. E io sono grato a mia madre perché mi ha dato la vita, sì, ma soprattutto perché mi ha dato la fede. So che all'origine c'era il pellegrinaggio che spesso faceva dal paese con la mamma a Udine, al santuario della Madonna delle Grazie. E ricordava lo sfolgorio delle luci, che avrebbe voluto che incorniciassero anche il volto della madre. Più volte ha detto: io guardavo il volto della Madonna, guardavo il volto di mia madre e i due volti si confondevano. Io non mi sono fatto frate una volta per sempre, mi faccio sempre frate. È questa che bisogna ricordarsi. Come del resto dico a quelli che si sposano, ricordate che non vi sposate una volta per sempre, ma vi dovete sempre sposare. La vocazione va sempre attuata, va sempre. Anzi, e questo è bello, nessuno mi obbliga neanche oggi. Convinto com'era che la parola di Dio è un fatto e non un suono, Turoldo cercherà in ogni momento della sua vita di vivere in prima persona il messaggio evangelico alla scoperta del volto dell'uomo e del volto di Dio. Conclusa l'esperienza degli studi nell'Ordine dei Servi di Maria a Vicenza, sarà a Milano a segnare la vita del giovane frate. Alla fine degli anni 30 è una città di oltre 1 milione di abitanti. Pastore della diocesi di Sant'Ambrogio è l'arcivescovo Ildefonso Schuster. Qui il clero ambrosiano è in profonda sintonia con la classe operaia ed è acutamente ostile al fascismo. Nel giugno del 1928 è il ministro degli interni ad avvertire il prefetto di essere certo che su tutto il clero milanese solo 8 hanno sentimenti fascisti. 8 su 1715 sacerdoti. Padre Turoldo arrivò a Milano, appunto al convento dei Servi di Maria, nel 1941, inviato per studiare all'Università Cattolica, e fu un arrivo che lui considerò come traumatico. Milano era la città più industrializzata d'Italia, era una città di forte cultura e Turoldo proveniva dai conventi dei Servi, molto più limitati e chiusi culturalmente. E Milano quindi rappresenta per lui una grossa novità, una grossa cesura. Frequenterà l'Università Cattolica, si iscrive alla facoltà di filosofia, vi conosce figure di cultura e di grande importanza anche nel corso della sua vita. Il professore critico letterario Mario Apollonio, il filosofo Gustavo Montadini, i compagni poi che rimarranno compagni di sempre, lo scrittore Luigi Santucci, Angelo Romanò. Ecco, figure con le quali parteciperà anche alla Resistenza. Dopo la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini, il 25 luglio 1943,
Gli alleati vogliono affrettare la resa dell'Italia e nelle zone occupate dai tedeschi i bombardamenti si intensificano. Milano, 8 agosto 1943. Ancora una volta gli inglesi scelgono la notte. I Lancaster della RAF sganciano bombe incendiarie e presto nuovi roghi si propagano a Porta Venezia, a Porta Garibaldi, nel quartiere ticinese. La città viene nuovamente colpita le notti del 12, 14, 15 agosto. Anche il convento San Carlo è danneggiato e mentre gli ordigni cadono in maniera indiscriminata nel centro cittadino, viene colpito anche il teatro alla Scala. Ogni italiano, osservando lo strazio compiuto nel vivo e nobile cuore della città ambrosiana, sentirà che qualcosa di suo è stato distrutto o ferito. Ecco il teatro alla Scala di Milano, tempio musicale del mondo. La bieca furia della guerra si è abbattuta su di esso, profanando anche i ricordi di più di un secolo di glorie musicali. Pochi mesi dopo, il cardinale Schuster affida al giovane frate Turoldo la messa delle 11 in Duomo, la più affollata. E secondo la memoria di Turoldo, il cardinale acconsente anche i primi tentativi di rendere partecipata la liturgia attraverso la lettura dei Salmi e del Vangelo in italiano. Ero braccato dai tedeschi, predicavo in Duomo, mi avevano avvisato che i tedeschi i fascisti mi stavano cercando e subito dopo la messa di fuggire. E io attraversavo tutta Milano e sono andato, ho attraversato proprio una giornata di luglio Milano e alla periferia sono andato a nascondermi. Partecipando alla Resistenza ha fatto amicizia con uomini totalmente distanti dal mondo cattolico, anche nemici. Per Turoldo l'amicizia diventa un sacramento. L'amicizia è quella che lega le persone in maniera tale che tutte le sovrastrutture finiscono per essere poco rilevanti nella realtà comunionale. Ma soprattutto Turoldo rimane spaventosamente colpito da persone che non hanno religione, e che danno la vita per la libertà. E questo ansia, dramma della libertà diventa uno dei piloni che lui offre a tutti coloro, poesia saggistica, perché siano resistenti. Non è possibile non essere resistenti. Ci mettiamo vicino anche un'altra frase importante, l'umano contro l'inumano. Ogni giorno, in qualsiasi situazione, cercare l'umano contro l'inumano. E dice che se un cristiano non è resistente, non è cristiano. Abbiamo fatto la resistenza insieme, dicevo, con cristiani e non, quali erano, per esempio, Curiel. Noi abbiamo lavorato con Curiel, abbiamo lavorato con Gillo Pontecorvo, quello che poi sarà il regista della battaglia di Algeri e di altre cose. Abbiamo fondato il primo fronte della gioventù insieme con Berlinguer. Era con me il padre Camillo De Piazza, c'era Angelo Romano, c'era Gustavo Bontarini, Mario Apollonio. In una storia della resistenza milanese che non è ancora stata scritta, dovrà essere riconosciuto il ruolo attivo del convento San Carlo. Qui, fino al 1945, tanti fuggiaschi e famiglie furono ospitate e seguite da padre Turoldo. Queste iniziative erano in linea con l'attenzione del cardinale Schuster verso i milanesi stremati dalla guerra. Intensi sono questi anni per Turoldo, che lui definisce anni di moto perpetuo, accelerati da una fede furiosa. Il giovane frate, nonostante le attività clandestine, riesce a superare brillantemente gli esami all'Università La Cattolica, laureandosi in filosofia. Le sue iniziative più belle continuano ancora a distanza di
70 anni, il che vuol dire che erano vitali, erano profetiche. Significa che dentro c'era uno spirito capace di attraversare i decenni e le epoche e le politiche. Perché Davide non è mai stato incasellabile in un partito politico. Lui era sempre uno che apriva brecce, che apriva fessure dentro qualsiasi sistema. Creò la messa della carità, per esempio, per aiutare i poveri che non mancavano, erano numerosi nell'Italia di quegli anni. E creò soprattutto, insieme al padre Camillo De Piazzi, il confratello e amato compagno di una vita, creò la Corsia dei Servi, un centro culturale, un centro che aveva come finalità la promozione della cultura cristiana. Perché voleva essere presente là dove si elaborano i nuovi linguaggi, dove si elabora il nuovo pensiero, dove si sogna un mondo nuovo e si costruiscono strutture alternative. Quindi la sua presenza nella cultura era evidentissima, radunava attorno alla Corsia la migliore intelligenza di Milano. Ma poi con i poveri. Perché i poveri, gli ultimi, sono sempre stata la sua passione e in loro difesa la sua voce diventava un ruggito, il ruggito di un leone. E la Messa della Carità è stata veramente una delle iniziative che hanno salvato moltissime persone e di questo io che ho potuto proseguire un po' alcune delle sue attività sono veramente grato alla profezia che ha incarnato in queste iniziative. Nel 1947 arriva a Pertoroldo il primo riconoscimento alla sua attività poetica con il Premio Nazionale di Poesia della città San Pellegrino. La sua grande produzione poetica lo impone all'attenzione della critica e dei lettori come una delle voci emblematiche della poesia religiosa contemporanea. Padre Turoldo, vi sono poeti che occulti distillatori della loro poesia, proprio dei solitari. Altri invece la cui poesia fa corpo con la loro figura fisica, con i loro stessi compagni, con i loro impegni. A quale categoria si sente di appartenere? Beh, egoisticamente vorrei dire a tutte e due, ma poi è il mio essere che mi tradisce. Il mio essere è di dilagare, proprio, e quindi di comunicare. Io sono nato in una vasta pianura, sotto la montagna. Mi sentivo così, proprio espandermi sulle cose, espandermi sul mondo. E la poesia come distillazione e come, direi, esercizio letterario, direi poesia come egoismo, non può esistere. E cioè ritorno ancora sul concetto di prima. Perciò io, se ha un significato la mia poesia, è quello di essere un dono continuo all'umanità. Insomma. Questo... Anzi, un atto religioso. Per me la poesia non c'è assolutamente un momento di distinzione dalla mia preghiera. Per me, quando io faccio poesia, prego, canto, e canto in nome di tutti. Canto per tutti, descrivo la mia vocazione. Tra il 1948 e il 1952, Padre Turoldo si fa conoscere dal grande pubblico con due raccolte di poesie. Io non ho le mani e gli occhi miei lo vedranno, che farà parte della prestigiosa collana di poesie Lo specchio della Mondadori. Ma Padre David è soprattutto un cantore della Bibbia. Dunque, per quanto riguarda i libri da lui più amati della Bibbia, certamente si può dire che quasi tutto l'arco biblico ha attraversato la sua poesia e la sua scrittura. Ci sono però chiaramente delle preferenze. Il primato è da assegnare certamente ai Salmi. L'ultima traduzione l'abbiamo fatta insieme. Io gli davo evidentemente il significato del testo ebraico, poi lui lo ricomponeva poeticamente. Ed è tra l'altro un testo che è ancora riproposto, è stato riproposto ancora quest'anno. Ogni anno viene riedito. Il secondo libro che lui ha amato tanto è certamente Giobbe ed è nella stessa linea del grido di dolore, qualche volta persino blasfemo, che viene scagliato contro Dio. Lui ha scritto un'opera intitolata Da una casa di fango, che è una citazione di Giobbe. La casa di fango, la casa d'argilla, è il corpo umano che si sfalda sotto la sofferenza. E da ultimo, Coelet.
Coelet è in pratica il libro che forse più ha accompagnato gli ultimi suoi giorni, tant'è vero che è postumo il libro, la sua raccolta poetica intitolata Mie notti con Coelet, che ha una mia postfazione. Ecco, Coelet è invece proprio la crisi dell'uomo contemporaneo, dell'uomo moderno, colui che scopre che tutto l'orizzonte è vuoto, che non c'è consistenza. C'è una frase che per esempio è modernissima e folgorante: le parole ormai sono tutte logore, l'uomo non può più usarle. E in ebraico il termine che dice parola dice anche atti, fatti, anche gli eventi sono tutti logori, non c'è più nulla di nuovo sotto il sole. E questa espressione, questa testimonianza, questa sorta, diceva Coelet, di rasura, taglia e mette il vuoto dal quale si deve partire, è stata un po' ciò che ha accompagnato l'ultima ricerca di Turoldo, che era una ricerca sul contrasto, sul contatto tra Dio e il nulla. L'Europa era appena uscita da una nuova spaventosa avventura quando comincia a San Pietro quello che è stato definito il più grande colloquio che il papato abbia mai avuto con il mondo. Quasi tutti i paesi sono rappresentati nella basilica e nell'enorme piazza, popoli e governi. Il Papa benedice tutti, i presenti e gli assenti, coloro che hanno potuto affrontare il viaggio e quelli che non hanno potuto. Tre volte Pio XII bussa alla porta in nome dell'umanità. Il martelletto dorato è un dono dell'Associazione dei Lavoratori Cristiani. L'anno santo è cominciato. Da oggi, per un anno intero, la folla di Roma e di tutto il mondo varcherà la soglia delle quattro basiliche romane nel grande pellegrinaggio di penitenza. Tu dove stavi nel 1950? A Milano, io ho un ricordo anche personale dell'anno santo, perché allora si andava, io ero a Milano, predicavo in Duomo e mi avevano invitato all'Alfa Romeo, ho fatto un Venerdì Santo all'Alfa Romeo, davanti agli operai che uscivano dagli altiforni, erano circa 5-6 mila operai, e tutti mi fischiavano, ero lì sul camion in attesa che qualcuno mi sentisse, e mi ricordo molto bene che poi, senza così, scoraggiato, perché ero stanchissimo, scoraggiato, dico: che strano, dico, degli operai che si ribellano all'operaio, alludevo al Cristo, dei poveri che si ribellano al povero. E mi ricordo che uno, un piccolo toscano, ma molto preparato, che si interviene e dice: no, non è vero, forte così, in mezzo a tutti gli operai. Noi non l'abbiamo con Cristo, l'abbiamo con lei, dice, no? E lì ho detto: venga su lei a parlare. È venuto e ha parlato e ha detto delle cose enormi. E io naturalmente ho ripreso dopo il microfono, erano tutti gli operai fermi, e ho detto: beh, dico, per l'80% posso essere d'accordo, il 20% per no. E lì dicevo: sono d'accordo su questo, sui poveri, sugli operai, eccetera. E non sono d'accordo su questo perché poi l'uomo è un infinito. E lì abbiamo avuto. E lì uno mi interrompe e mi dice: pensi che anni vivi? E dice: ma lei parla così perché qui in mezzo agli operai o perché cosa? Dice, no. Dico: ma io predico in Duomo, venite alla domenica, si vede che non ci conosciamo, sì. È meglio che ci conosciamo, venite in Duomo. Se dovessi parlare diversamente da quello che parlo qui, vi autorizzo a interrompermi. E sono venuti. Sono venuti. Siamo venuti, siamo diventati, poi mi ha chiesto anche altre cose, ma diventate talmente amici che poi dopo siamo venuti giù come operai insieme a far l'anno santo a Roma. E mi ricordo che Pio XII, in piena basilica, aveva visto lì l'insegna dell'Alfa Romeo e ci ha segnalati nel discorso. E questo è un Papa che ha fatto politica, è intervenuto nella vita italiana in modo pesante, cioè la scomunica ai comunisti, via. Siamo troppo a ridosso di questi tempi, bisogna anche stare un po' attenti, devi pensare che quel tempo lì erano, c'era il padre Bevilacqua, c'era Don Mazzolari, c'era già Don Milani, c'erano tutte quante le forze che poi preparano addirittura anche il concilio. Poi anche lo stesso Padre Papacelli, io penso che sotto sia pure pressioni tipiche, precise, di carattere politico, di carattere culturale, tuttavia io penso sempre che cercava quella del mezzo di salvezza, perché c'era una paura tale. Sa, era il tempo in cui si diceva continuamente che i comunisti mangiavano i bambini, insomma.
Questo. Però, quindi bisogna stare anche attenti. Il Papa forse deve cercare di ristabilire la verità. Cioè, sì, i bambini non ne mangiavano. No, d'accordo, io sono con questo, non voglio essere qui a scusare o a difendere, voglio qui a spiegare. Certo. No, spiego, ecco, la storia si fa sempre. Oggi sarebbe facile pronunciare certi giudizi. Bisogna essere nel centro delle cose, no? E contemporaneamente pronunciare il giudizio. Quindi non si può mai fare la storia, diciamo, col giudizio di dopo. 2 anni prima, nel 1948, padre Turoldo aveva conosciuto Don Zeno Saltini, un prete di frontiera che insieme alle famiglie dei piccoli apostoli aveva occupato in Emilia l'ex campo di prigionia di Fossoli per costruirvi una città chiamata Nomadelfia. Qui voleva creare una nuova civiltà fondata sulla fede e sul Vangelo, vissuto in modo integrale. Turoldo considerò Nomadelfia l'ideale realizzazione di una società cristiana, per questo ne divenne sostanzialmente il principale finanziatore attraverso le sue amicizie milanesi, attraverso un comitato milanese a favore di Nomadelfia che si creò e che ebbe soprattutto l'appoggio della famiglia Pirelli. Giovanna Albertoni Pirelli divenne un po' la grande sostenitrice, regalò anche una tenuta a Nomadelfia stessa. Oggi, dopo varie traversie, Nomadelfia è nella Maremma alle porte di Grosseto. 370 ettari di terreno, una popolazione di circa 400 abitanti che da 4 anni hanno formato una libera associazione civile dandosi una costituzione. Qui Don Zeno tenta di realizzare la sua aspirazione di una comunità autonoma che si mantiene in vita con attività artigianali e agricole. Qui tenta di creare una grande famiglia nella quale i ragazzi abbandonati non sono al margine, non sono esclusi. Nel libro Nomadelfia è una proposta, che esce a 35 anni dai primi esperimenti, Don Zeno scrive: anche la migliore delle opere assistenziali si risolve in ospedale dell'abbandono, non è la famiglia. A Nomadelfia le nuove famiglie nascono intorno a mamme di vocazione. Alcune hanno già un marito e figli propri, accanto a questi allevano gli adottivi. Altre non si sposeranno mai. È una vocazione difficile. Non desidero sposarmi, sono mamma di vocazione. Ci ha detto: sono una mamma di vocazione. Mamma di vocazione è la donna che rinuncia alla propria maternità per allevare i ragazzi traviati, gli illegittimi o gli abbandonati che Nomadelfia accoglie come se fossero figli del proprio sangue. David più volte si è recato a Nomadelfia, più volte con Don Zeno in Duomo a Milano hanno chiesto mamme, chiedevano mamme, chi era disposto ad andare a fare, a prendere su di sé il ruolo di madre verso figli che non conosceva ma che avevano bisogno. Ecco, questo chiedere madri è molto bello. Chiedere madri e chiedere a ciascuno quello che Gesù ha chiesto a Maria: madre, ecco tuo figlio. Non mancarono però gli scontri fra Turoldo e Don Zeno. Don Zeno aveva il desiderio anche in certi momenti negli anni 40 e negli anni 50 di rilanciare una santa rivoluzione cristiana, una rivoluzione cristiana che aveva confini, come dire, un pochino confusi fra fede e politica, confini invece che Turoldo tendeva a mantenere ben distinti. La Chiesa e la fede non devono essere confusi con una parte, la Chiesa è pienezza. Lui e i suoi amici forzavano l'aurora del Concilio e delle forze interne alla Chiesa, in quel momento non vedevano assolutamente di buon occhio questo, quindi le attività culturali erano certamente d'avanguardia. Lui ha sdoganato ad esempio con l'edizione della Corsia la psicanalisi in Italia, col famoso libro Dio l'inconscio, ha fatto conoscere in Italia alcuni autori come Edith Stein, cioè hanno veramente creato un movimento di pensiero che ha disturbato. Ma tra il 1951 e il 1952 la situazione di Nomadelfia precipita.
sul fronte economico per i 40 milioni di debiti accumulati, sul fronte ecclesiale perché accoglie al suo interno diversi frati servi di Maria fuggiti da un convento. Padre David è ritenuto il principale responsabile di queste fughe e viene invitato dai suoi superiori a recarsi all'estero. Dopo un anno di esilio, padre David viene assegnato a Firenze, al convento della Santissima Annunziata, come docente di filosofia. In quegli anni Firenze e la sua diocesi sono la culla di una cattolicità straordinaria, animata da forti personalità come Giorgio La Pira, profeta di pace tra le nazioni e le religioni. Città come Firenze non sono dei musei, sono delle grandi esperienze storiche che la provvidenza provoca, destinate a rilanciare su tutto il corpo dei popoli e delle nazioni fermenti nuovi, atti a costruire, nell'epoca di pace in cui siamo entrati, malgrado tutto, una più grande civiltà cristiana ed umana. La Pira e Taucci, il provinciale della provincia toscana, lo invitano a partecipare alla stagione fiorentina, a farsi inviare a Firenze. La Pira in particolare lo invitava, ricordava Turoldo, a fare la confusione evangelica, cioè a sommuovere le acque di una cristianità che appariva ferma, che appariva bloccata, impaurita, e Turoldo accettò questo invito. Passato un periodo di anni molto belli a Firenze, alla Santissima Annunziata di Firenze, insieme con la Pira e con tutta quella generazione che si cominciava a battersi per la pace. Che cosa vuole dire la partecipazione a questa effervescente stagione fiorentina? Vuole dire avere contatti con tutte le meravigliose figure che la contrassegnarono. In particolare Turoldo fu partecipe ai convegni per la pace e la civiltà cristiana di Giorgio La Pira, rafforzò l'amicizia con padre Ernesto Balducci e la collaborazione con il gruppo che poi avrebbe dato vita alla rivista Testimonianze. In quegli anni padre Turoldo è il protagonista di diversi articoli firmati da Carlo Bo sul Corriere della Sera. E di lui si occupa anche il nuovo settimanale L'Europeo con la giovane giornalista Camilla Cederna. Le definizioni troppo essenziali di Turoldo lo fanno sfuggire. Ecco, per questo io direi che era, forse si è avvicinato di più nel definirlo, è stato Carlo Bo, che è un amico suo e anche mio poi alla fine, il quale diceva Turoldo ha avuto due doni da Dio nascendo, il dono della poesia e il dono della fede. Perciò l'ha costretto per tutta la vita a cantare la fede. Ecco, poesia e fede, arte e religione, spiritualità e fantasia, intuizione e anche raziocinio, perché Turoldo aveva anche una dimensione, era laureato in filosofia, una dimensione anche molto forte, sono due antipodi che però in lui si univano e costituivano questa figura difficilmente decifrabile, però dalle grandi passioni e dai grandi amori e dalle grandi amicizie, come quella che ha vissuto anche con me in profondità e anche nel segreto della testimonianza della sua ricerca umana e spirituale. Gli anni che avrebbero segnato la seconda parte della vita di David Maria Turoldo furono l'inizio degli anni 60, il pontificato di Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II. Fu lì che David Maria Turoldo decise di uscire allo scoperto. Andò a vivere, cosa che aveva un valore simbolico, nel paesino di Giovanni XXIII, di Papa Roncalli, a Fontanella di Sotto il Monte, e fondò la comunità di Emmaus, la casa di Emmaus, che per prima si aprì al dialogo interreligioso. Questo è Sotto il Monte, un paesino che ormai tutto il mondo conosce per essere stato la patria natale di Papa Giovanni. Ma non ci siamo fermati per un pellegrinaggio di memorie. Sapevamo che a Sant'Egidio,
un'antica abbazia a poca distanza dal paese, fatta restaurare dallo stesso Giovanni, è stata fondata una comunità degli Amici di Emmaus, diretta dal padre Davide Turoldo. È una società aperta, senza tessere si direbbe, che prega, che tiene convegni di studio, che organizza incontri fra esponenti delle diverse confessioni cristiane, che approfondisce soprattutto le questioni ecumeniche e liturgiche. Ecco Sant'Egidio, una bella chiesa benedettina del XII secolo che solo pochi anni fa è stata riaperta al culto. Chiediamo al padre Turoldo quale sia lo spirito della sua iniziativa. Ma la comunità di Emmaus vorrebbe essere l'esperienza dei discepoli di Emmaus in chiave moderna, e cioè erano discepoli che speravano e quindi ora non sperano più. Mi pare che possano essere l'immagine dell'uomo moderno, cioè di gente che cammina col Cristo ma non lo conosce e cercano insieme, discutono insieme, arrivano a conoscerlo nella frazione del pane, cioè nell'atto di carità. Questo vorrebbe essere la comunità di Emmaus. E perché ha scelto proprio Sant'Egidio così vicino a Sotto il Monte? Beh, anzi, è sotto il monte. E questo è uno dei 5 monasteri di Sotto il Monte. Sotto il Monte è il monte dei monaci, il monte dei frati. Quindi, e poi è la chiesa di Papa Giovanni, una delle chiese di Papa Giovanni, da lui riparata, e riaperta al culto, e mi sembra che potrebbe essere questa come le carceri rispetto ad Assisi, quindi luogo di silenzio, di ritiro, nello stesso tempo accanto a questa che io penso una novella Assisi. Beh, Fontanella di Sotto il Monte intanto è un posto bellissimo, una chiesa cluniacense bellissima che ha un incanto, veramente, e già le celebrazioni che Davide faceva all'interno di quella chiesa erano degli accadimenti, degli eventi, chi entrava magari anche distrattamente così, poi veniva catturato, veniva responsabilizzato, era l'esperienza dell'incrocio tra umano e divino. Coraggio e rischio caratterizzano la costruzione di questa casa di Emmaus. Grazie a una piccola comunità di frati e a una grande intesa con la popolazione locale, Fra David Maria fa di questo eremo bergamasco per quasi 30 anni uno dei luoghi più importanti per la ricerca religiosa. Crea anche il centro studi ecumenici Giovanni XXIII e la casa editrice Servizium. Era quasi una dichiarazione: io voglio essere in qualche modo un continuatore di Papa Giovanni e del Concilio. E pensi che il cardinal Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni, si è ritirato poi a Sotto il Monte ed è morto poco tempo fa e ha chiesto di essere sepolto accanto a padre Turoldo su un cimiterino di Fontanella. C'è una continuità storica e ideale molto bella. Turoldo, lei ha ascoltato molto finora padre Davide Maria Turoldo. Siamo in conclusione di questa nostra... E poi per padre Turoldo è incessante anche l'impegno etico e civile testimoniato da tantissimi interventi sulla stampa, alla radio e alla televisione. Ecco, padre Turoldo, io vorrei chiederle che immagine ha lei oggi di Milano? Oggi c'è, mi sembra che il Palazzo Marino sia un isolotto, non comunica, non coagula con la città. Manca quindi l'unità della città intorno alla sua amministrazione e manca forse anche, per questo va frantumandosi la città. Questo è molto grave, molto va così franando. Penso che tolto l'arcivescovo, figure morali da mettere sul palco e da coagulare, credo che non ci siano. Con questo non voglio mancare di rispetto a nessuno. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Una vita da rivoluzionario tradizionalista, come lo chiamavano i suoi confratelli più giovani, sino all'ultima lotta contro la malattia. Alla fine degli anni Ottanta, padre Turoldo sceglieva di rendere testimonianza pubblica del suo male
un cancro al pancreas. Grande eco suscita questa sua intervista con Enzo Biagi. Questo è un verso di una tua poesia. Ieri, allora nonna mi dissero, il drago è certo, insediato nel centro del ventre come un re sul trono. In quel momento che cosa hai provato? Ma vedi, mi dispiace di parlare di queste cose perché e purtroppo lì erano cose che avevo dato a un amico e insomma comunque ormai sono pubbliche, pazienza, perché poi io di queste cose vorrei parlare sempre col rispetto e in questo momento che ti parlo, caro Biagi, e so benissimo quanti ti ascoltano e quanto ci ascoltano, però tra questi ci sono anche dei malati gravi, dei segnati dalla malattia e anche da malattie magari anche peggiori e quindi sa, far parlare di queste cose, bisognerebbe, io ho imparato davanti al dolore, alla sofferenza, alla morte, a tacere, soprattutto a tacere. Ecco, ma comunque sì, tu mi hai chiesto questo. Quando il medico mi ha scoperto, dice, ma qui c'è un tumore, qui c'è un cancro. E ho detto, ma guarda, mi sono sentito, oh guarda, sono contento. Ma sono contento di essere uscito dallo stato di incertezza, ero contento di essere uscito da questo stato di angoscia e finalmente ho detto va bene, tanto è vero che lui stesso si è messo un po' a sorridere perché mi ha trovato così disteso, anche se poi naturalmente era inevitabile la commozione e anche il pianto, e tuttavia ero sereno, dice beh, dato che è così allora vediamo fino in fondo se si tratta di metastasi o non metastasi eccetera, e da lì è cominciata la mia avventura, la seconda del tempo della mia avventura. Per cui per fortuna sono cascato in buonissime mani, ho avuto la partecipazione dei miei fratelli e degli amici che mi hanno dato, per cui ho tratto tanta forza per poter affrontare anche con molta serenità questa avventura che in sé per sé non è certamente augurabile a nessuno. Dico anche ai fratelli che sono segnati dallo stesso male o anche qualche cosa di peggio, non bisogna mai disperare. Ecco, questo è il mio senso, tanto più che mi hai chiamato a parlare di una settimana in cui neanche la morte è definitiva, perché dopo la morte c'è anche la resurrezione. Quando ti alzi ogni mattina, che cosa pensi? Penso sempre che, ecco, questo è anche quello, quando mi alzi, grazie. Pensa che ogni giorno è sempre un giorno nuovo che non è mai stato vissuto da nessuno sulla terra. E penso sempre a questa sorpresa, a questo miracolo, mai vissuto da nessuno, né da presidenti, né da re, né da principi, né da papi, mai vissuto. E quindi un nuovo giorno, chissà che giorno è. E mi sembra sempre che sia come un giorno della creazione, come una vita che ricomincia da capo, appunto perché non termina mai questo sole che sorge, eccetera. Che poi dopo mi fa anche pensare al Cristo che vita, che sprigiona, che mette in fuga la tenebra. Buona Pasqua, Padre Davide. Grazie, caro Enzo Biagi. Da vecchio amico anch'io te la ricambio. Viviamo insieme la Pasqua. In difesa della vita. La domenica del 2 febbraio 1992, in diretta su Rai 1 dalla Cappella della Clinica di San Pio X, Padre Turoldo celebra la sua ultima messa. Difendere il povero, l'oppresso, questo deve essere la grande saggezza della civiltà umana. Padre David Maria muore a Milano il 6 febbraio 1992 e il Cardinale Martini celebra il suo funerale. Ricordando quello che è stata certamente una caratteristica fondamentale, distintiva della tua esistenza, cioè l'affetto a Maria, il canto a Maria, madre di Gesù, soprattutto del mistero dei suoi dolori. Tu lo sentivi come tua vocazione religiosa di frate servita, ma lo sentivi come tua vocazione di cristiano, quello di cantare anzitutto e soprattutto Maria. Pochi mesi prima gli aveva consegnato il premio Giuseppe Lazzati. In quel momento Turoldo era stato appunto da lui considerato un profeta a cui la Chiesa doveva chiedere in qualche modo perdono. Apprezziamo l'onestà, la convinzione, apprezziamo il calore dell'arte, apprezziamo e anche oltre che apprezziamo vorrei dire ripariamo, cioè con questo noi ci mettiamo un po' al riparo di fare soltanto sepolcri ai profeti.
ma vogliamo dire, no, noi riconosciamo, e in tutto ciò che c'è stato nel passato, ecco, di non riconoscimento, possiamo dire che abbiamo anche sbagliato. Quando è morto David Maria Turoldo, la Chiesa e anche la comunità laica intorno alla Chiesa hanno dovuto riconoscere che è stato uno dei grandi personaggi del cattolicesimo del Novecento. Fece in tempo a riconoscerlo anche il cardinale Carlo Maria Martini, quando nel consegnargli il premio Lazzati, poco prima che lui morisse, disse delle parole sulla profezia molto importanti, dicendo che la profezia spesso arriva in anticipo e la Chiesa è costretta a riconoscere queste profezie un po' più tardi. Stiamo parlando della profezia, del modo di guardare lontano, del modo di anticipare i tempi di David Maria Turoldo, uomo di Chiesa ma anche poeta e grande interprete dei tempi di questo secondo dopoguerra.